Ciao ragazzi, in questa lezione andremo a leggere il proemio, quindi una prima parte dell'inno primo delle grazie, nello specifico leggeremo da verso 1 a verso 27 e poi andremo a leggere praticamente un passo di critica di Vitilio Masiello che nel Novecento è stato il primo che in qualche modo ha dato importanza ad una visione, in qualche modo ad un'interpretazione impegnata del testo delle grazie, perché apparentemente le grazie fino a una gran parte del Novecento sono state intese come un'espressione di poesia pura, potremmo noi dire, di una liricità che in qualche modo voleva riprodurre quasi un Eden, un paradiso perduto in cui la bellezza, l'armonia fossero il centro della vita. E in realtà il primo a dire che effettivamente dietro questa bellezza delle arti, dietro questa armonia ci fosse un impegno civile è stato proprio Masiello. Quindi, per intenderci, l'interpretazione di neoclassicismo impegnato che noi diamo alla produzione di Foscolo per quanto riguarda le grazie è stata introdotta questa interpretazione proprio da Vitilio Masiello. Allora, lasciate stare la numerazione delle pagine su questo schermo perché sono collegata con la vecchia edizione. Le pagine attuali, insomma, del vostro libro di testo che come al solito sono indicate poi su Padlet. Allora, andiamo con il nostro proemio. Quindi, per chi si fosse perso le puntate precedenti, Le Grazie è un poema allegorico-mitologico incompiuto che Foscolo scrive in endecasillabi sciolti. E praticamente è un'opera interessante perché prevede tre inni dedicati alle tre grazie, queste divinità intermedie tra cielo e terra, a cui sono devote delle donne, delle sacerdotesse che Foscolo incontra sui poggi di Bello Sguardo a Firenze, queste grazie che hanno il compito di ingentilire, tra virgolette, gli animi umani, di farli uscire dallo stato ferino, dallo stato della feritas per approdare all'humanitas. Queste grazie che però nella vita sono in qualche modo minacciate dall'imbarbarimento culturale, per cui su proposta di Pallade le tre grazie si rifugeranno sull'isola di Atlantide, dove Pallade tesserà il cosiddetto velo delle grazie. Velo che da una parte rappresenta proprio l'ideale massimo dell'armonia, questo a livello allegorico, ma concretamente è una sorta di armatura che serve per proteggere le grazie e consentire loro di tornare nel mondo senza essere alterate dalle barbarie dell'umanità. E in più, se vogliamo continuare a livello metaforico, abbiamo detto che questo velo è anche lo strumento che consente all'uomo, essere finito, di cogliere l'eternità di quelle che poi per Foscolo sono le illusioni, cioè della bellezza, delle passioni e dell'intelletto in senso lato. L'opera rimane incompiuta e quindi noi effettivamente non sappiamo se le grazie siano riuscite o meno ad ingentilire, tra virgolette, gli uomini grazie appunto a questo, come dire, grazie appunto a questo stratagemma del velo. Le tre grazie, ripeto, sono Venere, la dea della bella natura, così come la definisce Foscolo nelle Grazie. Vesta, cioè la custode del fuoco eterno che anima i cuori gentili. E Pallade, la dea delle arti consolatrici della vita e maestra degli ingegni. Ovviamente queste definizioni che vi ho dato sono tratte dal testo, sono citazioni che voi trovate comunque nella parte teorica incentrata sull'opera, insomma basta andare a vedere sul manuale e queste frasi che vi ho detto le trovate segnate lì. Allora, andiamo a vedere un po' questo testo e andiamo a vedere nello specifico il proemio. Ricordate che l'opera è dedicata ad Antonio Canova. Antonio Canova è scultore del neoclassicismo italiano e tra i due, tra Foscolo e Canova, c'è una continuità, perché anche Canova ha realizzato un gruppo scultoreo intitolato proprio Le Tre Grazie. E diciamo che questa corrispondenza tra Foscolo e Canova è forse il simbolo più riuscito dell'unione tra neoclassicismo nell'arte e neoclassicismo nella letteratura. Le tre grazie rappresentate da Canova sono Aglaia, Eufrosine e Talia. Sono tre figlie di Zeus, cioè tutte e tre, e rappresentano rispettivamente la castità, la bellezza e l'amore.
Sappiamo, cioè avete visto sicuramente, penso ci sia qui sul libro, su questa versione vecchia, conosce insomma, il gruppo scultoreo l'avete sicuramente visto, le tre grazie sono tra di loro abbracciate, aspettate che dovrebbe esserci. Andiamo a fare una cosa più sensata. Ugo Foscolo. La critica, no? Aspettate un minuto. Sicuramente sarà rappresentata. Ovviamente no. Eccole qua. Ecco le tre grazie. Dicevo, sono abbracciate come potete vedere perché ciascuna stringe l'altra e si crea questo legame leggiadro tra tutte e tre. E sembrano essere rappresentate in un momento di danza, questo si vede dalla leggerezza con cui hanno gli arti inferiori, vedete, non sono poggiati i piedi, le piante dei piedi non sono poggiate completamente, una è ferma e l'altra è sollevata e sono anche costruite a chiasmo se ci fate caso. Questo probabilmente stava ad indicare un movimento, probabilmente sono rappresentate in un atto della danza, o comunque l'intento è quello di sottolineare la leggiadria, la leggerezza nei movimenti. Oltre che proprio per il gioco di corrispondenze che è compreso nell'opera, notate, ripeto, la posizione delle braccia, delle mani, delle gambe, c'è la volontà di riprodurre questa quiete grandezza e questa grande forma di armonia che è capace di vincere le passioni. Ecco, diciamo che la rappresentazione di Foscolo a livello, diciamo, di poesia è sulla stessa linea della rappresentazione neoclassica scultorea di Canova. Ripeto, Canova a cui Foscolo dedica le grazie che viene citato proprio nel proemio. Quindi adesso ritorniamo al nostro testo. Sono endecasillabi sciolti questi versi e quindi ciò dà andamento narrativo e musicalità al testo. Sappiamo che l'endecasillabo sciolto è il verso per eccellenza del neoclassicismo italiano. Anche Parini aveva scritto il giorno in endecasillabi sciolti. Cantando, o grazie, degli eterei pregi di che il cielo v'adorna e della gioia che vereconde voi date alla terra, belle vergini, a voi chieggio l'arcana armoniosa melodia pittrice della vostra beltà, sicché all'Italia afflitta di regali iri stranieri, voli improvviso a rallegrarla il carme. Allora, questa praticamente è l'invocazio, perché Foscolo si rivolge alle grazie, dicendo: Cantando, o grazie, i pregi degli eterni, le lodi degli antichi, le lodi degli antichi, delle antiche divinità divine che vanno oltre il tempo e lo spazio, gli eterei, di cui il cielo vi decora, vi rende onore, e della gioia che voi, portatrice di verità, vereconde, date alla terra, o belle vergini, a voi chiedo che cosa? L'arcana armoniosa melodia pittrice. A voi chiedo l'arcana, cioè la misteriosa armoniosa melodia pittrice. Di questa armoniosa melodia pittrice abbiamo già parlato, è vista come una poesia che dipinge, sa rappresentare tramite delle immagini, ecco perché è pittrice, un'armonia, quindi un equilibrio che produce allo stesso tempo musicalità anche nel testo. Quindi, che cos'è la poesia per Foscolo? Innanzitutto è frutto di mistero, è arcana, o comunque è frutto di un labor, di una fatica che i più non riescono a cogliere. Perché Foscolo, nella sua concezione di neoclassicismo, padroneggia l'ars, padroneggia la tecnica, fa sembrare naturale ciò che invece è frutto di studio. Una melodia, quindi un testo che allo stesso tempo è melodioso, è armonico, è musicale, e qui l'utilizzo dell'endecasillabo sciolto sicuramente aiuta. Pittrice, una melodia pittrice, quindi che sa rappresentare attraverso delle immagini, e queste immagini devono essere armoniose. Questo è il concetto, non devono essere giocate su contrapposizione, su utilizzi di suoni aspri, assolutamente. La bellezza in questo caso deve passare tramite il canto poetico.
e tramite l'armonia. Quindi chiedo a voi questa poesia neoclassica armoniosa, frutto della vostra bellezza, quindi strettamente legata poesia e bellezza. La bellezza rasserena le anime ed è possibile che ciò avvenga attraverso il canto poetico. Le due dimensioni sono strettamente correlate. Perché chiedo questo? Così che all'Italia che è afflitta dalle regalie straniere, all'Italia che è afflitta dal dominio straniero, perché praticamente questo karma è stato concepito negli anni in cui Napoleone Bonaparte aveva coinvolto il Regno d'Italia nella campagna in Russia, quindi l'Italia comunque stava partecipando ad un'impresa straniera. Quindi così che all'Italia che è afflitta da queste campagne straniere arrivi, voli improvviso questa poesia, questo carme per rallegrarla. Quindi Foscolo in qualche modo si rivolge alle grazie chiedendo una poesia in grado di rasserenare gli animi e allo stesso tempo che abbia, se vogliamo, una funzione catartica, una funzione di purificazione. Perché? Perché il contesto che l'Italia sta vivendo non è dei più rosei. Quindi questa è l'invocazio alla divinità, nello specifico alle tre grazie. Adesso andiamo più nello specifico a vedere dove è ambientato questo carme e qui troviamo la figura di Canova, perché dice: nella convalle, fra gli aerei poggi di bello sguardo, ov'io cinta d'un fonte limpido, fra le quete ombre di mille giovinetti cipressi, alle tre dive l'ara innalzo, e un fatidico laureato in cui men verde serpeggia, laureto in cui men verde serpeggia la vite di che la protegge di tempio, al vago rito vieni, o Canova, e agli inni. Allora, aspettate che lo cerco di inquadrarlo. Ecco qua, e agli inni. Allora mi fermo qui. Che dice qua? Nella valle che si trova tra i poggi, tra le colline aeree, tra le alte colline di bello sguardo, che è appunto il poggio fiorentino dove Foscolo sta soggiornando e dove scrive praticamente le grazie, quindi in questa valle presente tra i poggi di bello sguardo, dove io, ov'io, innalzo, guardate l'iperbato, io è avverso 10, il predicato di questo soggetto è innalzo, avverso 13, molto giù. Quindi dove io innalzo, a chi? Alle tre dive, innalzo un altare, a chi? Alle tre dive, alle tre dee, un altare, un'ara, cinta, racchiusa da una fonte limpida, fra le quiete ombre di mille giovani cipressi. Piantati praticamente, piantati da pochi, ecco perché sono giovani. È un fatidico laureto, è un come dire, un bosco, è un bosco di lauro, laureto. Perché lo chiama fatidico? Perché Apollo praticamente era associato all'arte divinatoria. Quindi per esempio l'oracolo di Delfi era sacra ad Apollo, in cui lì il discorso perché che c'entra il laureto con Apollo? Apollo era legato alla divinazione, è fatidico perché dà espressione del fato, comunica con il fato, ecco qual è il concetto. Quindi nella valle che si trova, nella valle di bello sguardo, io innalzo un'area, un altare alle tre dee, un altare che è cinto da acque e da giovani cipressi e da un laureto e dalle piante di alloro, in cui men verde serpeggia la vite, in cui praticamente con un colore meno verde, quindi meno intenso, si muove come un serpente la vite e la protegge come se fosse un tempio rispetto a quest'altare. Vieni a questo rito, vieni a celebrare questa sacralità delle tre dee, o Canova, e avvicinati ai miei inni. Allora, che cosa dice qua? Che cosa notiamo? Qua ci dà la descrizione del luogo in cui è ambientata la storia, almeno in cui Foscolo la scrive, i colli di bello sguardo. Notiamo anche all'inizio la descrizione, perché dice che che Foscolo ha innalzato un'ara, ha innalzato un altare che è la sua poesia, quindi nella poesia c'è una sorta di sacralità,
perché è sempre legata a quel discorso di cui la dimensione è collegata a quanto dicevamo nelle lezioni precedenti, cioè che la poesia si fa serva di valori universali, ecco perché è sacrale da questo punto di vista. Sembra quasi anticipare una forma di panismo, cioè cogliere uno spirito in tutta la natura. Questo altare è protetto da che cosa? È protetto da acque e da cipressi. Il cipresso rimanda alla tematica del della morte, quindi dei sepolcri, e nei sepolcri vedremo poi nello specifico che effettivamente acqua e alberi sono ombre date da alberi sono presenti, quindi c'è un richiamo interno a questa tipica immagine, diciamo, cimiteriale. E dall'altra parte, quindi da una parte c'è un legame con ciò che consola, le illusioni, dall'altra parte c'è il laureto, cioè c'è il simbolo della gloria poetica, quindi una poesia. Si sottolinea il collegamento tra illusioni e poesia. E dice: in questo spazio vieni a celebrare questo rito, o Canova. Canova, appunto, è lo scultore neoclassico più rappresentativo ed è appunto l'autore di quel gruppo di statue di marmo che vi ho mostrato prima, le Tre Grazie. Quindi anche tu vieni a partecipare a questo rito, a questo inno, perché entrambi siamo ne neoclassici, il sottotitolo è questo fondamentalmente. Al cor men fece dono la bella dea che in riva d'Arno sacrasti alle tranquille arti custode, ed ella di mortar lume e d'ambrosia la santa imago sua tutta precinse. Qua si rivolge, mentre nel periodo precedente, cioè da verso 9 a metà del verso 16, ci ha detto dove è ambientato il suo canto, quindi a Bellosguardo, e invita Canova a venire, adesso da verso 16 fino a verso 20 si rivolge direttamente a Canova e ci spiega perché è stato scelto lui. Perché dice: allora, al corme ne face. La bella dea, quindi il soggetto è questo: la bella dea che. La bella dea, scusate, me ne fece dono al cuore, quindi la bella dea mi ha ispirato in qualche modo, ha fatto un dono al mio cuore. Ma chi è questa bella dea? La bella dea è una perifrasi per Venere. E noi lo capiamo dalla spiegazione che dà Foscolo dopo, perché dice: la bella dea me ne ha fatto dono al cuore, dea che tu hai reso sacra, custode delle arti tranquille in riva d'Arno, dea che tu hai consacrato come custode delle arti tranquille, cioè delle arti pacifiche, sulle rive dell'Arno. A che fa riferimento? Fa riferimento a questa statua che effettivamente Canova ha realizzato a Firenze ed era l'immagine proprio di Venere. Venere che è la madre praticamente delle grazie nell'immagine di Canova. Allora, cosa possiamo dire qua? Ah, un altro aspetto, tranquille arti. Cosa sono queste tranquille arti? Sono le arti che portano funzione rasserenatrice, quindi le arti scultoree, le arti pittoree, tutto ciò che porta l'uomo ad ingentilirsi, che si contrappongono e che quindi, tra virgolette, vengono da Venere, che si contrappongono alle arti belliche, figlie invece di Marte. Ecco, questa immagine di forza rasserenatrice dell'Eros e tensione alla guerra rappresentata, quindi legata a Venere, e tensione alla guerra rappresentata da Marte, in realtà, se voi fate caso, era presente ad esempio nel proemio del De Rerum Natura di Lucrezio. Anche lì è Marte che riposa sul ventre di Venere. Venere è l'unica che riesce a tranquillizzare Marte, tra virgolette. L'immagine di questi due in Lucrezio fa riferimento ad altro tipo di pulsione. Venere non è la dea Venere, ma è l'Eros, la carica vitale per eccellenza. Però l'immagine di arti in qualche modo tranquille e pacifiche associate a Venere e dall'altra parte contrapposte alle arti belliche legate a Marte è un'immagine che Foscolo ricalca dal mondo classico. Ovviamente in questo caso il riferimento è Lucrezio. Continuando, dice Foscolo, forse. No, scusatemi. E non ho continuato, quindi ha fatto la resa custode delle arti ed ella di mortar lume d'ambrosia santa imago sua tutta precinse. Ed ella e Venere che cosa ha fatto? Precinse tutta la sua santa imago di immortale lume d'ambrosia, e lei ha avvolto tutta la sua santa immagine, tutta la sua rappresentazione, questa statua,
con l'immortale luce, quindi l'ha illuminata, l'ha resa eterna e l'ha bagnata con l'ambrosia, cioè con il nettare degli dei, quindi l'ha resa bella, piacevole e immortale, perché l'ha innalzata rispetto alla condizione umana. Forse, occhio spero, artefice di numi, nuovo meco darai spirito alle grazie, cor di tua mano sorgon dal marmo. Forse, occhio spero, forse lo sto solo sperando. Tu, artefice di numi, tu che stai creando delle divinità perché stai realizzando il gruppo scultoreo delle grazie, darai meco, darai con me un nuovo spirito alle grazie, darai con me una nuova vita alle grazie, a quelle grazie che adesso stanno sorgendo dalle tue mani. Quando dice questo, che le grazie escono fuori dal marmo, dalle mani di Canova, sta facendo riferimento al mito di Pigmalione, un mito greco che poi è diventato, diciamo, più un complesso. Cioè, riuscire a vedere, non vi racconto il mito greco perché siete tenuti ad andare ad approfondire questo, è l'attività di oggi. Un mito greco che nel complesso che poi viene fuori fa riferimento alla capacità di vedere un'immagine finita che noi abbiamo in mente all'interno di una materia indefinita. Pigmalione tira fuori da un blocco di marmo l'immagine di una donna, e questo è il concetto di fondo. Quindi, come compito, andate a vedere che cos'è il mito di Pigmalione. Anch'io pingo e spero a fantasmi anima eterna, sdegno il verso che suona e che non crea, perché Febo mi disse: io Fidia primo e da pelle guidai con la mia rira. Questa chiusa è importante perché dice: anch'io pingo, rappresento e inspiro nei fantasmi, cioè nelle rappresentazioni, un'anima eterna. Anch'io rappresento delle anime, in questo caso rappresento delle divinità, e cerco di dare eternità a queste immagini. Sdegno, provo rifiuto per quel verso che suona ma che non crea. Questa è una cosa importante, perché che concezione ha Foscolo della poesia? La poesia che suona è una poesia. Era quella che Dante chiamava la poesia dei rimatori, cioè di coloro che padroneggiano la tecnica, ma il tutto rimane soltanto a livello formale, non c'è niente oltre il suono, oltre la forma. Foscolo vuole che il verso suoni e che crei, cioè che suoni e che abbia scienza, cioè che abbia contenuto, che abbia un messaggio da trasmettere, che prenda vita e vada al di là del tempo e dello spazio. In questo verso, il verso 25, si vede tutta l'influenza che la parte teorica di Dante, del De Vulgari Eloquentia, che ricordatevi si era perso e che è stato riscoperto nel 500 da Trissino e poi è rimasto nella storia. Si vede tutta l'influenza della concezione poetica di Dante. Dante parlava di poesia come labor, come fatica, parlava di poesia come attenzione legata anche alla musicalità. Infatti Dante, ad esempio, è stato il primo a dire che i versi parisillabi non erano da ricercare nella poesia perché troppo monotoni, invece erano da ricercare gli imparisillabi, endecasillabo e settenario. E parlava di poesia come l'unione di ars, cioè di tecnica, e di ingenium, inventiva. Ingenium che, se in qualche modo voleva creare una vera poesia, doveva sposarsi con la scienza, cioè con la conoscenza, con il sapere. Ecco, Foscolo, quando dice sdegno il verso che suona e che non crea, riprende quella lezione e la innalza ancora di più, perché la va a declinare in chiave neoclassica. Perché non crede a questo? Perché dice: perché Febo praticamente è Apollo, un altro nome di Apollo, dio delle arti in questo caso, con l'accezione di divinità delle arti, perché Apollo mi disse: io Fidia primo e da pelle guidai. Io inizialmente ho guidato con il suono della mia lira, per usare il linguaggio dantesco, ho dittato, cioè ho ispirato e ho fatto sì che questi poeti, questi artisti mi seguissero. Per primo Fidia, che è stato il più grande scultore dell'antichità. E poi Apelle, quindi sta dicendo, e Apelle invece è stato il più grande pittore del mondo greco. Quindi dice Foscolo: io non voglio una poesia fatta solo di forma, perché sono in contatto con Apollo, cioè sono in contatto con la vera poesia che va al di là del tempo e dello spazio. Arte che ha guidato prima Fidia, l'ha resa eterno, e poi Apelle, e che adesso sta guidando me poeta. Quindi io voglio scrivere una poesia che non sia fine a se stessa, che non sia soltanto bellezza, armonia, ma che vada al di là, che abbia una funzione oltre il tempo e lo spazio.
Già da queste prime battute noi capiamo che la poesia di Foscolo, anche quella neoclassica, è una poesia impegnata, perché, ripeto, sottolinea sin dall'inizio questo stretto rapporto tra poesia e bellezza, poesia e contenuti da trasmettere che vadano oltre il tempo e lo spazio, una poesia in grado di ingentilire, di rasserenare gli animi, lo ha detto all'inizio quando dice che l'Italia adesso è afflitta, quindi la poesia serve a rasserenare quegli animi, una poesia che prenda corpo quando dice che non vuole soltanto forma e vuole contenuto. Una poesia che guarda al mondo classico, quando Foscolo dice io parlo con Febo, ma è aperta alla contemporaneità, perché viene scritta a bello sguardo per l'Italia di quegli anni, quindi l'Italia dell'Inizio 800. Quindi non è un mondo classico come immagine di un paradiso perduto, oppure come una fuga nell'Ellade, come era stato per intenderci i poeti dell'Arcadia. È una classicità che si sposa con la contemporaneità e che ha la funzione di migliorare il presente per quanto possibile. Ripeto, già leggendo questi versi viene molto messo in evidenza l'impegno che c'è dietro il testo di Foscolo, ma questo aspetto non viene colto subito. Ripeto, per molto tempo si è creduto che, diciamo, la poesia neoclassica delle grazie fosse soltanto una sorta di poesia pura, di poesia in cui viene esaltata la bellezza delle arti. In realtà non è così. Il primo a dare questa interpretazione critica diversa delle grazie è stato proprio Vitilio Masiello. Anche questo testo è presente sul vostro libro, la pagina poi ve la indico. Praticamente è stato il primo in questo passo, nel suo saggio che si intitola I miti e la storia, un saggio che comprende delle riflessioni sia su Foscolo ma anche su Verga, che dice Masiello, va a spiegare che in realtà la poesia foscoliana, quella neoclassica, è una poesia impegnata. Questo è il concetto importante, quindi avvia la strada interpretativa che noi effettivamente abbiamo percorso finora. Questo che noi vediamo è un testo argomentativo, è un saggio per intenderci, un saggio letterario, ma è impostato come testo argomentativo. Quindi andiamo a leggerlo, commentiamo e cerchiamo di individuare introduzione, tesi, antitesi e argomentazioni. Allora, quella sapienza sollecita del miglioramento e del perfezionamento della vita sociale che alimenta sotterraneamente la ragione poetica del carme, cioè delle grazie, non può identificarsi, date le premesse, in un messaggio politico positivo, ma fa tutt'uno con una prassi mitopoietica, cioè con un processo che porta alla creazione dei miti, che nell'idoleggiamento e nella strutturazione di un antico Eden di bellezza, di perfezione e di armonia, trascrive il suo giudizio sul presente, il rifiuto di una società oppressiva e violenta e correlativamente l'aspirazione ad un più umano ordine del mondo, cui presiedano le arti della pace e le virtù della compassione e del pudore. Ovviamente questo è un passo. Qua abbiamo una sorta di introduzione, perché cosa ci dice? Dice: il testo delle grazie non può essere la strutturazione di un mitico Eden di bellezza, cioè un paradiso terrestre perduto di bellezza, non può essere solo quello, ma dietro che cosa c'è? C'è un paradiso di bellezza, ok, ma dall'altra parte c'è l'aspirazione a un più ordine nel mondo, in cui ci siano le arti della pace, della virtù e del pudore. Quindi dice, ok, noi abbiamo la descrizione di un giardino di bellezza, di armonia, perché il mondo delle grazie è questo, ma non è solo questo, perché, come dice qua, vorrei sottolineare, ma da qui non, questa versione vecchia non, no, non me lo fa fare. Sì, dice qua, ah no, lo posso fare, ecco qua, potremmo dire questo. Fa tutt'uno con una prassi di creazione di mito che, nella strutturazione di un Eden di bellezza, che fa? Trascrive il suo giudizio sul presente. Già questa è una mezza tesi, però noi facciamo finta che il nostro saggio inizi qui. Questa è una mia introduzione. La tesi è qui, in questo paragrafo.
Il poema non è, nella sua essenza e nel suo significato ultimo, che una celebrazione dei valori della civiltà, intesa come perenne superamento degli istinti belluini, cioè bellici e guerrieri dell'uomo, come assidua ricerca di un'armonia, la quale si pone come metafora e simbolo di dominio delle passioni egoistiche ed antisociali e fondamento di una più mite, razionale, pacata e umana dimensione del vivere, una celebrazione in cui la coscienza, sempre presente dell'attuale precarietà di quei valori, conferisce intonazione di ispirazione dolente, trasformando l'inno in elegia. Quindi è questo. La tesi qua, il poema, quindi le grazie, è, che non è che sta rafforzando, è una celebrazione della civiltà intesa come superamento degli istinti bellici. Questa è la tesi. Le grazie, secondo Masiello, sono state scritte non come vagheggiamento di una bellezza armonica presente in un passato remoto, no, ma è la celebrazione di valori che superano la carica bellica, la carica animalesca, la feritas dell'uomo, e che si contrappongono ad un presente. Adesso vediamo un po' le argomentazioni. Ci sono dei tagli, ma le argomentazioni sono riportate. Lo sfondo, infatti, è il presupposto strutturale su cui si regge l'alta stilizzazione mitografica delle grazie, è costituito dall'angosciata coscienza della naturale ferocia degli uomini, nati alle prede e alla guerra e dopo brevidì sacri alla morte, dalla tragedia dei figli della terra duellanti a predarsi. Si tratta di una pessimistica valutazione della condizione umana a cui l'articolarsi in termini vichiani, vico, vi ricordate la storia fatta da Corsi e ricorsi storici, o comunque anti-russoniani. Rousseau parlava praticamente della bontà dell'uomo, parlava del mito del buon selvaggio, no? Fino a quando l'uomo non entra in società e non nasce la proprietà privata, l'uomo vive in uno stato di bontà. Nel momento in cui nasce la società, nasce la proprietà privata e iniziano le discriminazioni. Quindi si tratta di una pessimistica valutazione della condizione umana a cui l'articolarsi in termini wikiani o comunque anti-russoniani, e cioè il proiettarsi sulla preistoria mitica come nativo e naturale modo d'essere della realtà umana, lungi dal togliere l'incidenza d'attualità, conferisce la consistenza di un dato assoluto e permanente proprio perché è naturale e istituzionale. Dice qua, quindi qual è l'argomentazione che lui porta? L'argomentazione che lui porta è questa, che è lo sfondo delle grazie è costituito dalla consapevolezza che gli uomini sono inclini alla ferocia. Questa è la motivazione per cui dietro quel testo c'è un impegno, c'è una poesia civile. E per avvalorare la propria argomentazione cita, vedete, mette le virgolette, riprende il pezzo e lo slash perché sono degli, praticamente va a capo, sono degli endecasillabi questi. Perché non ha messo la nota qui? Ha scritto uno, foscolo, grazie, perché il saggio, la nota è messa alla fine del testo in questo saggio. Questa è una versione adattata per lo studio, diciamo, scolastico, altrimenti avrebbe dovuto scrivere, per esempio, uno, in fondo alla pagina, uno, Ugo Foscolo, le grazie, versi 1, 2, e dove era contenuta l'opera. E poi, ripeto, questa continua l'argomentazione dicendo che si tratta, questa è sempre la stessa argomentazione. Si tratta di una visione pessimistica della condizione umana, in cui ci sono corsi e ricorsi storici e l'uomo è portato a ripetere degli errori, soprattutto quando entra in società. Questo è il valore per cui, la motivazione per cui Foscolo scrive fondamentalmente. Rincara la dose. Così il passato mitico si salda al presente nel segno di una ineliminabile eredità di violenza e di sangue che pare presiedere, oggi non meno di ieri, all'organizzazione della società umana e del rapporto fra i popoli. Questa praticamente che cos'è? Questa potrebbe essere una sorta di aggancio per la conclusione, per chi è andato a ribadire la sua tesi. La tesi qual era? Che il poema è una celebrazione dei valori antichi come superamento degli istinti bellici che ci sono sempre, quindi una poesia impegnata. Come lo argomenta? Lo argomenta perché Foscolo dimostra nel testo questo e per rincarare la dose lo sottolinea adesso. Così, quel così mi va a rinforzare quanto ho detto prima. Il passato mitico si salda al presente, ecco perché è una poesia impegnata. Non è un vagheggiamento, se fosse stato un vagheggiamento noi avremmo avuto soltanto
una dimensione di esaltazione del passato, tipo l'Arcadia. Invece no, qua c'è un legame con il presente, perché il presente è eredità di questa violenza che pare presiedere oggi, non meno di ieri, si è bloccato, all'organizzazione della società umana. E su questo assillo orrore del presente violento, così denso di umori storici e di risentimenti politici, ritorna assiduamente Foscolo, costellando nel poema quasi a sottolineare un riferimento costante. Quindi, questo vorrei sottolineare, raga, ma non riesco. Ok, forse adesso sì. Ritorna assiduamente Foscolo, e questo, non si è bloccato il mio computer, comunque queste righe dovete sottolineare. Staccati. Foscolo ritorna assiduamente, quasi a sottolineare un riferimento costante all'attualità. Questo dovete sottolineare. Rispetto alla quale, pure continuando fino alla fine, rispetto alla quale la contemplazione dell'universo liberato e redento delle grazie si pone come termine di misura, strumento di oggettiva contestazione, eccola qua. Oggettiva contestazione, mo vai maledetto, scusate, aggettiva constatazione a un tempo come rifugio ed evasione. Allora, chi ha scelto di dare un titolo a questo testo argomentativo, questo non è il titolo di Masiello, è il curatore del vostro libro che l'ha dato, ha scelto evasione e politicità. Perché chi ha scelto questo titolo ha voluto sottolineare che si parla sì di un mondo di grazie, un mondo armonico, quindi si parla sì apparentemente di un mondo di evasione, ma dietro quel testo c'è un attacco politico, c'è cioè una poesia impegnata, evasione e politicità. Vedete, questo qui che è un saggio potrebbe essere tranquillamente parte di una tipologia B. Ha scelto un titolo che, tra virgolette, mi va a riassumere le parole chiave della mia argomentazione, perché io ho dimostrato sì che c'è evasione, perché l'Eden è il mondo perduto della bellezza e dell'armonia, ma c'è anche un attacco alla politica, alla degenerazione dei costumi. E qui si chiude la nostra lezione sulle grazie. Ciao.